un'infilata di 409 diversi formaggi rappresentativi di tutte le produzioni venete. Caseus Veneti ha portato in mostra tra le arcate delle Barchesse e il grande parco di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta le sette DOP venete: Grana Padano, Asiago, Casatella Trevigiana, Montasio, Monte Veronese, Piave, Provolone Valpadana e Mozzarella STG, ma anche le tante prelibatezze casearie che raccontano la grande varietà e tipicità dei prodotti veneti, dal morlacco al bastardo, ai formaggi affinati, agli erborinati, caprini, formaggi molli e freschissimi. 13ª edizione, edizione molto importante, abbiamo superato la soglia dei 400 formaggi, 409 per l'esattezza in concorso, un numero mai arrivato in tutte queste edizioni, quindi vuol dire che l'evento, che la manifestazione è sentita dai produttori, non solamente dai caseifici, ma anche dai caseifici privati, dai piccoli caseifici, dalle grandi cooperative e dall'industria, senza tralasciare le maghe che fanno una parte importante del nostro territorio, specialmente nel periodo estivo. È una vera festa questa del formaggio in tutte le sue declinazioni ed è anche un po' il premio al frutto di tanto lavoro. Ma credo che quando abbiamo iniziato il percorso di Indilla e l'abbiamo iniziato da qua, abbiamo avuto veramente una grande intuizione, quella di portare le nostre eccellenze in questa location così particolare. La gente viene per vedere la villa, viene per degustare, un connubio bontà con bellezza, secondo me è l'ideale. Show cooking, degustazioni guidate, dimostrazioni, corsi per piccoli casari. Caseus Veneti mette i riflettori su uno dei prodotti che rimane comunque tra i più consumati nelle famiglie, il formaggio appunto. Ma se la filiera nel lattiero caseario è assolutamente tracciabile, il consumatore che mangia al bar e al ristorante è paradossalmente meno tutelato. Quando va a comprare, adesso le etichette dicono molto di più di quanto dicessero qualche anno fa, quindi una garanzia c'è, non totale, ma c'è. Il problema è che il consumatore è molto esposto quando si approccia al consumo fuori casa. Sono pochissimi i ristoranti che indicano gli ingredienti che usano in cucina e credo che il consumatore gli farebbe piacere sapere se è un formaggio grattugiato magari tedesco, un rebecchese che vale un terzo del Grana Padano o se magari c'è del Grana Padano o del parmigiano reggiano. Ecco, dati alla mano, voi lo sapete che non è quello. E noi sappiamo che non è Grana Padano e neanche parmigiano reggiano, proprio per lo share. Un ruolo importante lo gioca anche la grande distribuzione che di questa manifestazione è partner principale, sottolineando che il consumatore cerca la qualità e i prodotti tipici anche al supermercato. Noi siamo i più grandi venditori di formaggio nostrano di tutto il Veneto, perché i nostri punti vendita sono quasi tutti nel Veneto e allora i prodotti veneti cerchiamo di lanciarli, ma soprattutto raccomandiamo ai fornitori che devono fare la qualità. I'll carry the song with me every day.